Giornata di vaccinazioni domani al centro servizi Muzan di Malo, dove si fa i conti con un'ondata di contagi da coronavirus. I dati più recenti registrano 39 contagiati su 103 ospiti e il primo decesso. Il primo caso di paziente risultato positivo al Covid risale al 23 dicembre. Fino a quel momento la struttura era riuscita, caso raro nel Vicentino, a mantenersi Covid free. La vaccinazione di domani deve fare i conti con la reticenza a farsi vaccinare di una quota importante di operatori. Gli esiti delle richieste di consenso all'inoculazione del vaccino inviate ad ospiti e personale hanno evidenziato come 34 dipendenti su 102 non abbiano firmato il consenso informato, 68 lo hanno fatto. Fra i 103 ospiti solo 60 sono vaccinabili a causa del Covid contratto, ma di questi solo uno non ha accettato di partecipare alla campagna vaccinale. La presidente del centro servizi Elisa Gonzo ha spedito nei giorni scorsi una lettera a tutti i dipendenti mettendo in rilievo l'importanza della vaccinazione sia per gli operatori sanitari che per il restante personale addetto al servizi presente nei reparti. Domattina vedremo se qualcuno dei 34 ci ha ripensato e ha scelto di aderire alla campagna vaccinale, commenta. Intanto la struttura ha registrato il primo decesso di una persona ospitata che presentava una situazione sanitaria complessa.